Nuovo volto online per il Consiglio regionale. Raggiungibile all'indirizzo www.cr.piemonte.it, è più snello ed efficiente. Tra le novità più significative, nella sezione Trasparenza, le presenze dei consiglieri alle attività d'aula. Innovativa la veste grafica per i contenuti multimediali, avviata l'integrazione con Twitter e Facebook. Il nuovo sito è stato presentato il 3 novembre a Palazzo Lascaris dal Presidente dell'Assemblea Valerio Cattaneo, dal Vicepresidente Roberto Placido e dal Consigliere Segretario Tullio Ponzo. Avviato l'esame del bilancio. La prima commissione ha avviato l'esame del bilancio e dei documenti finanziari, dopo il parere delle commissioni di merito. La prima seduta del 28 ottobre è stata dedicata alle consultazioni delle categorie economiche e produttive della Regione. La libertà religiosa negata. La libertà religiosa è un diritto umano che non riguarda solo i religiosi, ma va preservato e difeso dall'intera società. È quanto è emerso nel corso del convegno La religione negata, il caso della Cina, che si è svolto a Palazzo Lascaris il 28 ottobre. Organizzato dall'Associazione per il Tibet e i diritti umani, presieduta da Giampiero Leo, ha visto anche gli interventi della vicepresidente del Senato Emma Bonino e del presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo. Dalla storia alla satira. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Riccardo Molinari, ha inaugurato ad Alessandria venerdì 28 ottobre la mostra Dalla storia alla satira, che ripercorre oltre un secolo e mezzo di vignette satiriche pubblicate in Italia. Già allestita in Consiglio regionale, l'esposizione vanta disegni di illustri vignettisti che da Cavour a Giolitti, passando per Andreotti e Berlusconi, hanno raccontato il nostro paese con pregi e difetti e un pizzico di amara ironia. Iniziano le conferenze scolastiche sull'Europa. La Consulta europea ha avviato il bando di concorso 2011-2012 Diventiamo cittadini europei, riservato agli studenti delle scuole superiori del Piemonte, che scade il 18 gennaio 2012. Il concorso consiste nello svolgimento di un tema su tematiche europee e per presentarle sono state programmate 16 conferenze nelle scuole superiori piemontesi. Il ciclo ha preso il via il 3 novembre al Liceo Scientifico Cavalieri a Verbania.